Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile episodio di recensioni sul software. Oggi parleremo di Dybbal 2, in particolare dei Dybbal, in particolare degli Unpack, in particolare dei puntatori laser e torcia. Normalmente hanno entrambe le funzioni. Servono, non servono, perché uno dovrebbe spendere determinate cifre per comprare un puntatore laser e soprattutto quali sono i modelli migliori, che ovviamente vi offriremo grazie al nostro nuovo incredibile sito che è tornato online, perché di voi se lo stesse chiedendo, e trovate il link qua sotto per tutte le vostre necessità sul software. Detto ciò, prima di partire, come al solito, sigla. Partiamo rispondendo a una domanda che mi fate veramente spesso, ovvero: cosa mi serve un puntatore laser sul fucile? È effettivamente utile? Ti serve? Rispondiamo a questa domanda. Questo è il fucile del Buon War e, come potete vedere, qui su ha montato un Unpack. Ha montato un Unpack che gli permette di, come vedete, in realtà voi state vedendo solamente la lucina lì davanti, ma vi starò facendo vedere il povero manichino su cui arriva, mi permette di vedere un pallino rosso sulla persona che io sto puntando, sul mio bersaglio per l'appunto. Un'altra cosa importante da dire è che, visto che questo lo utilizzerete in situazioni di bassa visibilità, magari dove entrare in puntamento è troppo complicato perché vi andrebbe a ostruire troppo la vista, o dove semplicemente dovete essere pronti a trovare il bersaglio vedendo direttamente il pallino senza dovervi appiattire e bloccare della vista sull'ottica, questo tipo di sistema di puntamento viene molto molto comodo. E soprattutto vi permetterà di vedere proprio un fascio laser pieno che va dal vostro fucile al vostro bersaglio, quindi vi semplificherà parecchio anche l'acquisizione di questo stesso bersaglio, perché nel momento in cui vedrete già il pallino rosso apparire dove deve, nel momento in cui entrerete in puntamento verrà tutto molto più comodo. Comunque sì, lo so che questo affare ai tappi chiusi era solo per fare scena. Quindi le funzionalità e l'utilità dell'Unpack sono principalmente quelle. Se poi dopo ci aggiungiamo che molti di questi Unpack hanno, come questo qui presente, anche la torcia, abbiamo all'interno di uno stesso sistema di puntamento un sacco di elementi molto comodi, ovvero torcia, laser e a volte anche laser e torcia insieme, come in questo caso. La faccia. Detto ciò, andiamo un attimo ad esplorare i vari tipi di Unpack e le funzioni che ovviamente un Unpack di fascia alta può offrire rispetto a uno di fascia bassa. Parto mostrandovi il modello più economico che abbiamo al momento, ovvero il Dybbal 2 modello solo laser. Come vedete, infatti, il vano della torcia è finto, non c'è veramente una torcia dentro. Una cosa ottima di questo prodotto, secondo me, è che per una cifra molto ridotta vi portate a casa comunque un ottimo laser, che personalmente è una delle cose più importanti. Il fatto che non offra la torcia è in effetti una cosa che mi dà un po' fastidio, ma allo stesso tempo io preferisco usare delle torce ulteriori da aggiungere alla Unpack e non affidarmi tanto alla torcia dell'Unpack, perché questa tende ad essere normalmente molto fiacca e soprattutto va a consumare molto velocemente la batteria. Come detto, questo modello offre solamente il laser, però nel caso vogliate fare una di quelle bellissime accoppiate, ovvero Unpack sopra e torcia magari inclinata a 45 gradi sul lato, io trovo che questo sia una opzione veramente molto valida. In questa opzione qui troviamo un guscio in plastica, quindi non è in metallo come quelli più costosi, ma allo stesso tempo un ottimo fascio laser. Nel caso però vogliate andare su qualcosa di un pochino più costoso, troviamo loro, che sono penso immortali. Questa è l'Unpack 15 della Element. Chi gioca software da tanto li avrà visti in tutte le salse possibili e immaginabili. Il funzionamento è pressoché lo stesso. Questo, come potete vedere, è di luce verde normalmente. Troviamo sempre la torcia e poi dopo i fasci laser. Devo dire che questi sono veramente stati macinati e venduti e utilizzati anche dal sottoscritto per tantissimo tempo. Quello che non mi fa impazzire sono le regolazioni. Ne aveva parlato a suo tempo anche Orne, ci aveva fatto proprio dei video apposta, perché ovviamente il fascio laser va tarato su dove cade il colpo, e se diciamo questo viene posto in determinate posizioni è difficile far sì che dove appare il puntino laser sia poi dove vada il colpo. In ogni caso, trovo che questo tipo di modelli siano stati utilizzati davvero tantissimo da tutti quanti, ma siano leggermente sopravvalutati, perché sia da un punto di vista dell'estetica sia da un punto di vista dei materiali e anche come intensità del fascio luminoso lasciano leggermente a desiderare. Sono
effettivamente utilizzabili praticamente esclusivamente al buio, perché di giorno si fa veramente fatica a vedere il laser, perché questo è un laser da 1/2 mW, dipende dal modello, quindi tende ad essere ovviamente meno potente degli altri. C'è da dire però che come stile ovviamente alcuni lo preferiscono, quindi lì poi diventa un gioco di preferenze. Una valida alternativa alla Ampeg 15 è il Dival MK2. Sempre in una posizione intermedia, trovo che sia molto carino, sia per la forma, che ovviamente ha un'estetica un pochino più differente rispetto a quelle che abbiamo visto finora, e anche per i materiali, che sono sicuramente un pochino più curati rispetto a quello della Element. Questo è prodotto dalla Watson, la stessa che ovviamente fa i Dival. Il sistema di regolazione posteriore è pressoché identico, troviamo il tastino giusto qui di fianco e ovviamente la possibilità di andare a connettere un remoto. Trovo che come regolazione sia leggermente superiore all'Ampeg 15 e soprattutto la posizione delle batterie, che per la cronaca per tutti i Dival è sempre una CR132 tendenzialmente, e basta inserirne una in questo vano normalmente tra le due lenti principali, sia molto più comodo e soprattutto facile da utilizzare e soprattutto sostituire, mentre all'interno degli Ampeg 15 c'erano delle batterie più grosse da mettere, che tutte le volte era un parto, tutte le volte bisognava trovarle, mentre in tutti i Dival o quasi ci vanno sempre le CR123 che si trovano ovunque. Per intenderci, sono queste pile qui. Io qui ho in mano una Duracell, ci sono anche quelle Clow Gear sul nostro sito, le CR123. Sono queste batterie qua. Passiamo adesso al mio personale consiglio, ovvero il Dival 2 versione IR, ovvero è un Dival normale con l'unica differenza che, oltre ad avere laser normale e torcia, ha anche il laser IR. Per chi non lo sapesse, il laser IR è il laser che è visibile esclusivamente dal visore notturno, perché una cosa di cui non abbiamo parlato è che è molto bello avere il puntatore laser, ma lo dovete attivare e non lasciare acceso, perché altrimenti è molto facile farvi individuare, soprattutto di notte, quando quel laser si conduce il vostro occhio direttamente al bersaglio, ma facilmente conduce anche gli avversari alla vostra posizione, quindi dovete stare attenti a come lo utilizzate, uguale che alla torcia. In particolare questo modello è un pochino più costoso rispetto agli altri, ma fornisce delle features che per me ormai sono diventate essenziali. Anche se nell'effettivo il laser IR lo uso veramente molto poco, solo quando utilizzo visore notturno o quando mi trovo in delle situazioni dove magari devo segnalare ai miei compagni dov'è quella persona perché uno di loro ha il visore notturno, insomma, tendo a usarlo meno, ma la qualità del laser e soprattutto le regolazioni veramente semplicissime, ovvero basta andare a girare queste rotelline per regolare alzo e deriva di torcia e ovviamente anche laser, separatamente ovviamente. Trovo personalmente che questo sia veramente il top. L'unico piccolo lato negativo è che è sfortunatamente tutto in plastica, ma non temete, perché fortunatamente tutto torna all'inizio. Questo che vedete è il modello più costoso, ovvero quello che ha sia puntatore IR laser da 5 mW, il puntatore laser normale da 5 mW, tutta una serie di impostazioni per poter mettere torcia, puntatore, puntatore basta, torce basta, eccetera eccetera eccetera, attacco remoto, ed è completamente in metallo. Questo veramente è il non plus ultra, io lo uso da anni ormai e mi ci sono veramente innamorato. È indubbiamente un accessorio abbastanza costoso, ma vi assicuro che una volta che comincerete a usarlo con assiduità non tornerete più indietro. Stessa cosa della torcia, una volta che cominciate a giocare con la torcia e a utilizzare i remoti come dovete, non si sfugge più. Per tirare un attimo le somme, penso che, oltre che per l'estetica sicuramente, che l'Ampeg o il Dival o il puntatore IR Illuminum laser torcia ultra ceppola di Kim dà alla vostra replica, ed è sicuramente una parte importante perché il fashion soft air è un elemento importante delle nostre vite di gioco. In ogni caso però fornisce anche una serie di vantaggi veramente importantissimi. Io personalmente non riesco più a utilizzare una replica che non abbia almeno un puntatore laser e un punto di illuminazione, una torcia. Anche di giorno, quando vi trovate in degli ambienti chiusi, è veramente complicato, una volta che vi abituate, a non utilizzare queste features, perché il laser vi permette di non dover entrare in puntamento e quindi andare a bloccare buona parte della vostra vista con il fucile, ma semplicemente sapere che sparando in point shooting andrete sicuramente a bersaglio. E allo stesso tempo un punto di illuminazione è essenziale, perché molte volte negli ambienti chiusi, che tendenzialmente sono dismessi, ci sono un sacco di punti bui e che quindi vi
impediscono di vedere chiaramente cosa c'è lì dentro. Senza parlare del fatto che la torcia si usa anche e soprattutto per accecare il nemico, quindi impedirgli di visionare esattamente dove siete, quindi colpirvi con precisione. Insomma, trovo che gli unpack, soprattutto nella direzione in cui sta andando il software moderno, tra virgolette, siano un must. Ecco perché vi ho lasciato linkato in descrizione tutti i prodotti di cui ho parlato. Saranno in ordine di presentazione, quindi da quelli un pochino più economici fino agli ultimi, che sono i migliori che consiglio. Se avete dubbi, domande, perplessità, ci sono i commenti per chiedermi altre cose. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi esorto a lasciare un mi piace, un commento e a condividere il video con tutti i vostri amici. Mentre anche la luce mi abbandona, io termino queste conclusioni finali. Fateci sapere cosa ne pensate del sito, che è appena stato rinnovato. Ripeto, trovate tutto linkato in descrizione per farci un giro. Dovrebbe essere molto più user friendly e con pochissimi bug che man mano stiamo risolvendo ogni giorno che passa. Qui da Red è tutto, io vi ringrazio.